Ehi, oggi lo streaming è dalle 6 fino a mezzanotte sul mio canale di Twitch. Lo trovate in descrizione. Bello. E salve a tutti quanti, sono Terenas e benvenuti a questo nuovo video di Clash Royale. Ah, allora, c'è il nuovo update. Non ho ancora trovato ovviamente le leggendarie, quindi boohoo. Però ho trovato un paio delle carte nuove, ho già trovato la fornace, ho già trovato dove sono gli affarini, dove sono, sì, gli spiriti del fuoco sono bellissimi, sono fichissimi questi qua, sono davvero carini. Non mi pare di aver ancora trovato l'epica, che c'è l'epica che costa qua, le guardie. Molto carino, però è un'epica, quindi non la troverò mai, ci metterò una vita e mezza a trovarla, le tre leggendarie e poi ciao. Com'è che, non mi ricordo, allora. Due leggendarie le trovi ad Arena 6, mentre l'altra la trovi ad Arena 4. Perfetto, allora mi ricordavo correttamente, quindi pronti, partenza via. Vediamo di riuscire a fare qualcosa di bello oggi, perché oggi sono proprio carico. Sentirete un po' l'audio diverso, forse ho il nuovo microfono, quindi sembra figo. E sto provando questo mazzo che ho tolto, è quello che è del video precedente, però ci ho aggiunto gli spiriti del fuoco. Perché? Perché volevo provare e mi sto trovando abbastanza bene, visto che sono di nuovo quasi a 2500 coppe. Andiamo subito contro un asiatico, ho paura, non ce la potrò mai fare. Maledizione, forza così. Forza così. No, decido di tirare giù la Valchiria alla fine. Sul serio, un cannone. Hanno aggiunto un sacco di suoni, tipo, ad esempio, senti la Valchiria. Ma siamo seri? Ma siamo dannatamente seri? Allora. Almeno due attacchi riesco a tirargli. La cosa è che è un po' una merda, perché lui mi ha tirato tutto da questo lato quando io ho lanciato tutto dall'altro. Maledetto. Sapete cosa? Semplicemente comincerò a lanciare cose su questo lato, così che almeno è protetto. Tanto adesso abbiamo entrambi indebolito quelle strutture, quindi abbiamo solo che interesse a lanciare tutto da quel lato. Ah. Lui è tutto basato sulla difesa e fare la stupida combo con l'Hog Rider. In teoria non dovrebbe distrarlo quello. Merda, tutte le mie difese sono state disintegrate. E la cosa è che siamo in una posizione molto simile, io e lui. Ha vinto, ha vinto. Porca puttana! No! Maledetto bastardo. Non è possibile. No, lui aveva purtroppo con quelle due difese. Me l'ha veramente piazzato laggiù in fondo. Dannazione. Allora. Sì, bravissimo. Io faccio le cose del piangere, perché per fargli pensare che di essere un po' più sicuro di se stesso. Allora, direi di 1001, 1002. Ma sbaglio oppure i goblin riescono a sopravvivere più a lungo? Buono, buono. Ok, ho danneggiato un pochino gli arcieri. Sono carini, più che altro perché ti permettono di pulire Allora, aspetta. Forza, scheletri per primi, così che vengono shottati. Ok, perfetto così. Perfetto così, sono messo molto bene. Sì, ce la prendiamo, ce la prendiamo, sì che ce la prendiamo. Mamma mia, sì che ce la prendiamo. Che bello distrarre il principe con quello. Dritto d'ignoranza. Allora. Oh, ai barbari, questo non lo sapevo nemmeno io. Forza, spiritelli, bastardi. Uccidete il coso! Uccidetelo subito! Allora, spiritelli del fuoco. Più, 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 più. No! Ammazzate quello stupido mago! Ok. Cazzo. Bravissimi. Sprecate spreca il tuo tempo sui cosi. Perfetto così. Sì che la vinco. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Sì che la vinco. Mamma mia, sì che la vinco. Sì! Cazzo. Oh, avanti così. Ale, baule magico gratis, mettiamola a sbloccare. Non ho le gemme per sbloccarlo, purtroppo. Quindi, unlucky. Continuiamo la nostra strada. Buono, buono, buono. Quella la lasciamo là. No, oh, salve, salve, come stai, caro? Si chiama Logan. Mi ricorda Wolverine. Allora, 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 allora. Dai, forza. Merda. Merda. Magnifico, magnifico, magnifico. Perfetto così. Ah, lui ha due estrattori di Elisir. Porca troia. Che esagerazione. Ah! Merda! Quello sarà un grosso problema.
E la cosa è che lui sta ha una marea di elisir da pompar fuori. Con il mago poi. Ok, per però porca troia, ha fatto il danno da carica pieno, minchia. Con tutti quegli estrattori di elisir io non ho modo per... devo giocare io aggressivo. Devo giocare io aggressivo, non posso permettergli di stare così di fare il cazzo che vuole. Sì, dovrei riuscire a prendere. Quella me la prendo tranquillo. Ok, ora devo... Forza. Ok, qua è letteralmente chi se la gioca meglio. Vabbè, ciaone. Porca troia, qua mi devo andare alla qua devo davvero andare full difensivo. Le mie ondate infinite, maledette. Ce la posso fare? Niente, pareggio. Porca miseria. Questo qua mi metteva un botto. Sapete cosa? Sapete cosa? Allora, non ho troppi problemi con le ondate io. Sapete cosa? Faccio una modifica al volo perché questa qua è una cosa a cui potrei sempre soffrire. Quindi sapete cosa? Ci butto dentro un bel missile, così che posso uccidere gli estrattori di elisir. Ecco cosa mancava al mio mazzo, qualcosa per uccidere gli edifici. Perché ho sempre avuto problemi magari con gli spawn deck, oppure deck che si basano tutto su questi enormi quadri, che posso distrarli, però non è facile. Allora. Proprio così. Buona fortuna, stronzo. Mamma mia, rectato. Che bello. Oh, adesso ho trovato la risposta di... Che figlio di puttana. Che belli gli scheletri. Sono la truppa più sottovalutata di sempre. Subito dietro. Qualche pugnalatina. Dai, non sono messo malissimo. Minchia, gli ha fatto un bel po' di danni. Almeno lui sa che non può assolutamente mettere giù. Ok, mettiamo giù una Valchiria. La piazziamo da questo lato, così a questa maniera almeno sono protetto da quello. Ok, un altro... Ciaone, stronzo. Sempre bello farlo. Perfetto, perfetto. Sono messo molto bene. Sono messo molto, molto bene. Allora... No! Ops. Ma sei serio? C'hai anche quella? Devo fare giocate aggressive io perché sennò perdo. Ho perso, mi sa. Sì, ha vinto. Bella partita. Bravo. Se l'ha giocata molto meglio di me. La cosa è che io avendo... Ho fatto un errore. Quando ho sbagliato là il missile lui ha avuto sempre il vantaggio. Perché aveva sempre le più resistenze di me. E non potevo mai fare un trade. Porca troia! Fuck! Ok, calma. Poverino, lui mi vede un 2004. Lui ha 100... Perché altro lui non ne perde troppe. Sono io che ne perdo un botto se perdo. Se perdo. È da vedere se perdo effettivamente. Allora, forza! Forza, ce la posso fare. Ce la posso fare. Cazzo, se avessi... Sto rosicando ancora per il missile di prima. Mi giuro, mi fa impazzire. Perfetto, guarda danni. E gli tiro giù l'Hog Rider così di ignoranza. Hog Rider? Due martellate gli tiro dirette. Come confondere il proprio avversario. Allora. Anche loro fanno un rumore mentre camminano. What the fuck? Mi confonde troppo sto aggiornamento. Ok. Allora, calma e sangue freddo. Allora, forza. What the fuck? Sbaglio? Oppure è diverso dal solito? What the fuck? È diverso da prima. L'hanno reso più bello. L'hanno reso molto più bello. Che figo che è. È stranissimo sta cosa. Oh, what the fuck? Ops. Sto facendo degli errori del cazzo. Cosa mi succede? Aiuto. Mi sa che me la prendono, sì, me la prendono. Porca troia, me l'ha presa. Porca troia, me l'ha presa. Minchia. Che cazzo di push che mi ha fatto. Allora. Minchia, i golem fanno tutto questo danno. Porca troia, non mi ricordavo che i gol facessero tutto questo danno, to be honest.
GG, bel pareggio. Bella partita. Bravo. Porca troia. Minchia, davvero è stato difficile sto match. Non me l'aspettavo così difficile. Cioè, è stato un continuo avanti e indietro. E tipo poi... mi ha tirato un push dritto per la sua strada. Mamma mia. Mamma mia. Davvero una cosa folle. Che roba strana, davvero. Allora, proviamo full ignoranza istantanea. Ok, mi ho tolto 2000 HP alla torre. Io direi che è buono. Ma vorrei fare lo stronzo. Aspetta, vediamo che cosa fa. Vediamo se riesco a farlo. Perché tanto ce l'ho. Allora, se... sì, posso permettermelo. No, non posso permettermelo più, merda. Porca troia. Volevo fare la bastardaggine, però non posso farlo. Che triste, volevo tirargli proprio dritto per dritto il missile dei denti. Invece no, ha tirato fuori... lui aveva il coso. È uno scheletro gigante. Potrei mettere lo scheletro gigante anche in questo mazzo. Visto che mi serve qualcosa di tankoso. Oh, perfetto così. Avrei voluto fare un po' più lo stronzo, ma unlucky. È andata così, è andata così. Allora devo difendere questo lato e provare a tirargli giù anche quello, così che almeno sono a posto e tranquillo. Bene, 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 bene. Allora io direi... cominciamo a fare una mega ondata per di qua. Così, Akab. Nel mentre che lui fa questa cosa... hai deciso di non reagire più, mate? Riesce forse a tirarmene giù quella. Quella sì, forse sì. 8 HP! C'è anche lui il missile. Almeno la coroncina se l'ha potuta prendere. Dai, è soddisfatto di quello. A posto così per me. Grazie, grazie mille, mate. Mi va solo che bene. 24 trofei. No, io volevo qualcosina di più. Minchia, questa è la prima vittoria che faccio. Perché ho fatto tipo due pareggi. E quella è stata un po' una merda. Porca troia, 2600 livello 9. Bene. Bene, bene, bene. Anzi, meme. Ah! Proviamo qualcosa. Guardate sto bastardo. Perfetto così, perfetto così. Cioè, tipo, lui ha fatto un po' i danni alla mia torre. Più o meno quelli che gli faccio io adesso con questi goblin lancieri. Ok, notifiche a caso, grazie Instagram. Allora, dai, forza. Tiriamo fuori qualcosa di intradasti. Ah! What? È in range da lì! Ma sei serio? Poi la gente mi chiede perché lo trovo folle quella carta. La trovo folle quella carta. What the fuck? Guarda che range c'ha di lancio! Maffanculo, pezzo di merda. Stronzo del cazzo. Che c'ha quella carta? Mio Dio! Non me l'aspettavo così alto! What the fuck? Ok. Calma e sangue freddo. Lui vuole soltanto counterarmi. Non ha l'estrattore di Lisir, quindi posso aspettare a 10. Vediamo se fa cavola. Ah, lui può piazzare difese, però. Quello è vero. Merda, ti prego non colpire anche la tizia. Mamma mia, che palle! Tutti sti... cioè, tre edifici difensivi c'ha sto qua. Ma siamo seri? Vabbè, ditemi voi. Andiamo letteralmente a chi ha più missili, eh. E la cosa è che la mia rotation di carte è molto più bassa della sua. Quindi io continuerò a lanciare carte. E ho di nuovo il missile. Ho vinto. Vaffanculo. Cioè, vuoi fare lo stronzo? Divertiti, coglione. Ciao, stronzo. Bravo, coglione. Mettici 56 edifici difensivi. Almeno sono tornato a 2500, maledizione. Apriamone una giusto così per festeggiare. Valchiria. Oh, che bene, spiriti del fuoco. Buono, buono. Ma quella non posso... no, c'ho la cosa. C'ho la cassa magica da aprirsi. Bene, bene così, cazzo. Bene così. Mi serviva proprio quello. Una cosa per finire le partite. Coglione, ha appena fatto un'enorme troiata perché adesso la mia torre del re è attiva e quindi tirare giù qualcosa per lui sarà molto più difficile. Ogni volta che gli si avvicinerà una truppa grande qua vicina, pum, c'ho anche questo qua. Infatti io ho già fatto 2000 danni alla torre, no 2000 no, 1500 però sì.
Letteralmente basterebbe che io mi concentrassi su questo lato e usassi il missile ogni volta che ce l'ho. Quasi quasi. La cosa è che quando rimango con carte che hanno veramente costi di esir alti, è un po' una merda. Un colpo riesce a tirarlo? Basta quello. Basta quel colpo. E adesso come lo blocchi quello stronzo? Voglio fare la cosa iper drammatica. Vai, 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 missile, vai, baby, vai, baby, oh, yeah! Bella giocata, stronzo. Un baule d'oro, perfetto. Adesso, Supercell, fammene vincere un'altra e dammi un baule super magico, così ce l'abbiamo quasi tutti. È un gigante, non mi offendo. Dai, forza, forza. Minchia, 2658, bestia. Allora. Mamma mia! Mamma mia, lo sto rectando malissimo! E una zorra a un minuto. Fuori una. Adesso cominciamo con l'altra. Cazzo, potrei anche puntare alla vittoria contro i trofei, eh? Quasi quasi la tentazione un po' c'è. Allora, vediamo. Con calma, c'è tempo. Oh, grazie, mate. Mi dai una scusa per tirare un razzo così? Oh oh oh, buon Natale! Ridiamogli un po' in faccia perché la cosa buona è giusta da fare. Oh oh oh! Oh merda! Però sapete cosa, Akab? Io vado proprio così dritto per la mia strada. Merda, ora sono un po' nella cacca. Merda, ora sono fregato. Me la tirano giù. Sì, me la tira giù. Porca troia! Ammazzateli! E lui sta puntando tutto a fare la vittoria a tre trofei. Tre coppe. Dimentica però Log Rider! Ho ho ho! Guarda cos'ho nell'asso nella manica però, mate! Guarda! Buon Natale a te! Sì! Guarda come casca! Boom! Ah, perfetto così. Un'altra vittoria, 40 trofei per il Lapotto. Io direi che chiudiamo qua con questo episodio. Sono quasi arrivato a 2600. Questo matto mi darà molto a divertirmi. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Io sono Terena. Bello.